Allora, buongiorno, grazie per essere venuti in questa situazione di emergenza a supportare questi eh, giovani laureandi eh, in farmacia. Allora, eh, l'ordine sarà il seguente. Cerchiara Alessandro Giovanni, Delia Alessia, Raffa Schieritania, Sisto Erika, Vitone Daniele, Zingaro Federica, che credo siano tutti presenti qui davanti alla commissione. E invito Cerchiara Alessandro Giovanni a prendere posto. Se vuole la può consegnare. Lo studente Cerchiara Alessandro Giovanni discute una tesi di laurea in eh, sperimentale in tossicologia e farmacovigilanza con il professor Domenico Tricarico dal titolo Valutazione tramite meta-analisi di FANS e composti alternativi antinfiammatori come strategia nelle terapie farmacologiche delle più conosciute malattie neurodegenerative, possibile coinvolgimento dei canali ionici. Prego. Oh. Sì, se vuole introdurre il candidato. Uh, dunque, l'argomento la, la, di tesi è stato selezionato diciamo, in base anche un po' alle esigenze che ci sono state, che abbiamo avuto in corso di, di questo COVID, perché il. Um, Alessandro è entrato, ha iniziato il periodo di tirocinio in laboratorio uh, in presenza diciamo, sperimentale, come è successo a tanti altri uh, laureandi di questo periodo, e um, ha effettuato un periodo di circa due mesi di tirocinio, poi c'è stata la sospensione che ha diciamo, di fatto impedito l'accesso a questi ragazzi per cui è stato comunque estremamente valido in quei due mesi di, uh, di presenza in presenza durante la sua attività di ricerca. Poi abbiamo diciamo, mh, selezionato questo argomento che era vicino alle tematiche che stavamo svolgendo sperimentali ma uh, utilizzando delle metodologie suggerite uh, mh, dalla, uh, dal regolamento uh, UNIBA universitario, quella della metanalisi per investigare l'efficacia di uh, terapie alternative antinfiammatorie nelle malattie neurodegenerative come è l'argomento della tesi del uh, di Alessandro. Grazie. Grazie um, I uh, thank you uh, for allowing me to speak uh, uh, to you, the examining board. I thank uh, my supervisor Professor Tricarico for his support. Uh, my thesis, the, the title of my thesis, is a meta-analysis evaluation of NSAIDs and alternative anti-inflammatory compounds as a strategy in the pharmacological therapies of well-known neurodegenerative diseases. Possible involvement of ion channels. The rationale of my thesis is composed of uh, two main endpoints. The primary endpoint uh, was related to the association of the neurodegenerative disease uh, to its possible prevention or slowdown using nsads and compounds involved the mechanism of inflammatory condition uh, furthermore, uh, uh, we wide our research, uh, including other alternative uh, treatments which could uh, directly or indirectly uh, inhibit inflammatory conditions. The well known uh, neurodegenerative diseases that were considered in this uh, uh, meta analysis uh, um, were Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, and amyotrophic uh, lateral sclerosis. Uh, on the other hand, the secondary endpoint uh, was related to the possible involvement uh, of ion channel. We used the PECO process or model that stands for P, patient I, Intervention, C, Comparison, and how, O, O outcomes, and it is a mnemonic used in evidence-based medicine that um, helped us to frame and find an answer uh, in order to improve uh, our article research in our meta-analysis. The question was, in subject with neurodegenerative diseases, are NSAIDs and other compounds effective compared to placebo or non-NSAID drug in preventing slowing the disease progression? Uh, but what is meta analysis? Meta analysis is the use of statistical methods to evaluate data and hypotheses, compare treatments, and summarize the results. Uh, furthermore, uh, meta analysis can offer more accurate evaluation of the effects of healthcare or life expectancy than evaluation related to individual studies uh, uh, in, uh, in uh, individual articles indeed uh, we use as guidelines uh, um, the official uh, 2009 prisma statement uh, um, that uh, provide us for example um, the flowchart that uh, uh, we will uh, uh, later see uh, regarding methods, we analyzed data uh, within the PubMed uh, database. Uh, there were particular uh, inclusion and exclusion criteria and filtered and uh, keyword applied in this meta analysis. For example, uh, regarding inclusion criteria, there were art, full text articles, articles exclusively uh, uh, with, uh, including human trials, mentioned use of NSAID or anti inflammatory drugs, and uh, the, the involvement to ion channel. It is important to underline that uh, we um, include clinical trials, meta-analysis, randomized controlled trial and review articles. Uh, Is uh, quite the same, but the contrary for uh, exclusion criteria. And uh, uh, regarding filters, there were uh, uh, two main filters. Uh, regarding the first filter, uh, we uh, insert in the PubMed uh, database uh, uh, two words: the name of uh, the neurodegenerative disease, uh, the word NSAIDs, uh, and SADS, and a five years of publication date, date filter. And we include uh, clinical trial, meta-analysis, and randomized clinical uh, control trial. Um, on the other hand the second filter um, uh, include uh, a third keyword that was uh, ion channel and the 10 years of publication of that filter and we add the review article in the article types uh, regarding neurodegenerative diseases uh, are defined by progressive loss of specific vulnerable population of neurons. they can be hereditary or sporadic, uh, such as in alzheimer's disease or amyotrophic lateral sclerosis. there are uh, other related processes uh, to the progressive uh, alteration in these diseases, such as oxidative stress, neuroinflammation, or the activation of the microglia and apoptosis. a few patients have uh, the pure form of these uh, diseases, but the most part of these patients has uh, uh, mixed uh, clinical features. Um, it, was, uh, it, it was reported that uh, some of these uh, neuro neurodegenerative diseases, such as uh, Parkinson's disease or Alzheimer's disease, uh, can have a stereotypic development with staging schemes. Uh, the protein alteration are the main characteristic of uh, these diseases uh, and they are intended as altered conformational assets and they may spread from cell to cell along anatomically connected pathways. Um, it, is, it should be of note that these proteins are not extrinsic but related to neuronal composition. Uh, they can be found uh, within neurons, within oligodendrodea, uh, and within astrocytes, for example. Um, regarding the, our secondary endpoint was the involvement of ion channels that are uh, intended as a mutation of altered function of these channels, besides maintaining the cell homeostasis, uh, they determine the membrane potential and the neurotransmitter secretion alongside the protein loss that we mentioned before. Uh, the defection of these ion channels can aggravate the same symptoms. So this is uh, uh, the Flow chart that was provided by uh, the official two thousand nine um, uh, Prisma statement uh, that helped us to identify, screen and include twenty six articles according to our inclu uh, inclusion and exclusion criteria. This is the forest plot uh, that um, uh, there are uh, we considered the, the OR, that is the odds ratio. This is a statistical that quantify. Um, the importance, the strength uh, or, uh, of uh, these articles. Uh, there are some articles that favors and said use, as is shown in this figure, but uh, uh, there were not enough articles to provide some uh, uh, hypothesis considerations in our meta analysis. Regarding the Parkinson's disease, there is the same problem, but for a different uh, cause, because there was one article that was an interesting meta analysis about. Um, uh, uh, articles that uh, uh, suggested the use of NSAIDs in preventing uh, or slowing the, the, the progression of these diseases. Uh, and the other article that we will discuss, uh, will discuss uh, later on is an animal study. And we, we did not consider uh, this article in our forest plot and meta analysis. Uh, regarding the um, amyotrophic uh, lateral sclerosis, ALS, uh, we uh, considered to uh, provide hypotheses or consideration regarding a particular particular uh, free radical scavenger, that is Edervon, that was approved in Japan in 2001. Uh, regarding Alzheimer's disease, uh, there are reported hypotheses uh, that uh, uh, the role uh, of uh, the NSAIDs uh, are, is important uh, in inhibiting different processes uh, involved in AD progression, such as inhibition of uh, the cyclooxygenase, especially cyclooxygenase type 2, thus decreasing the activation, for example, of the microglia. Uh, secondly, the decrease of the amyloid deposition. And thirdly, the inhibition of prostaglandin E2 the NSAIDs that were reported in these uh, previous hypotheses uh, were endometasin and ibuprofen. In our meta-analysis on the other hand, the oral ibuprofen and inhaled chromolin, uh, chromolin in fact uh, inhibits oligomerization oligo oligom 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 of uh, uh, beta amyloid um, oligomers and peptide uh, uh, was uh, considered effective. By contrast, naproxen was not considered effective to due to the limited CNS permeability or absence of expected drug effects. Our consideration were related to the use of sites that were not, uh, that was not rec recommended for prevention or treatment of ADE. Uh, but uh, we concede, uh, some articles consider that the role of uh, uh, COX2 may be important in neurodegeneration throughout excitatory pathways such as in glutamate. Uh, the sample we suggested that uh, in some articles the sample size was small and inflammatory biomarkers were a few, so we suggested further study in the future. Uh, regarding other compounds, um, I want, uh, we want to underline uh, two particular compounds: the resveratrol that may preserve uh, blood-brain barrier integrity, and the curcumin may improve cognitive function mood, or general quality of life. But uh, the, um, there were uh, some studies. Uh, all the studies that we consider had uh, uh, limited duration so further study uh, are needed uh, regarding uh, for example uh, the beta amyloid oligomers um, it, it was interesting to um, examine the role in forming a pore or a channel that leaks calcium thus increasing the intracellular calcium concentration and uh, on the other end there is the uh, possibility for beta amyloid oligomers to interact with the receptor especially NMDA receptors thus decreasing the surface of these receptors. This is the role of hydrogen sulfide that uh, um, it is mainly produced in the astrocytes. This is uh, the, um, an hypothesis, an interesting hypothesis that is called uh, the tripartite synapse. It is composed of presynapse, astrocyte, and the postsynapse. And uh, uh, as is shown in this figure, these, uh, the hydrogen sulfide can interact uh, with MDA receptor, um, uh, thus uh, increasing uh, the uh, response of neurons uh, to glutamate, uh, thus increasing naturally uh, excitotoxicity. And uh, on the, uh, regarding the Astrocytes uh, that are the main source, as mentioned before, uh, the increase uh, by, um, uh, by uh, hydrogen sulfide of uh, uh, calcium can disseminate and reach uh, the post synapse. There are some um, uh, inhibitors or uh, uh, hydrogen sulfide donors that uh, uh, suggested that, uh, that particular concentration, uh, as is shown in this figure, uh, uh, can be either cytoprotective or propoptotic. Regarding Parkinson's disease, um, there was this uh, meta analysis that suggested that NSAIDs uh, were not associated with uh, PD risk. So it was um, um, examined this potency, potency and cumulative NSAID use. There, uh, and the article said that uh, um, this particular use was not involved in, the critical, in the critical roles. In fact, this meta analysis is a dose response meta analysis. Uh, we suggested a large scale population based association stu studies. Uh, in the future. Uh, regarding uh, the new study that uh, I mentioned before, this is the role of. Uh, uh, fer ferulic acid um, uh, that uh, is free hydroxy form acid that can inhibit the p53 uh, induced activation of bxc and can mitigate the formation of reactive oxy oxygen species uh, through the, uh, the upregulation or regulation of particular uh, um, that th is for example the pcc1 alpha that is a coactivator co and uh, the GTPAs, DRP1 and MFN2. Uh, this is the case of uh, the upregulation of glutamatergic system in Parkinson's disease uh, that is caused by uh, direct uh, dopaminergic neurotoxicity and lesion, so lesion um, dopamine uh, neurons uh, and uh, it is important to underline the role of uh, the activation of the macroglia that is caused uh, in turn by uh, direct and secondary dopaminergic uh, uh, neurotoxicity that uh, trigger uh, neurodegeneration and behavioral impairment. The article suggests the use of a partial MDF Receptor agonist that is uh, a traditional well known antibiotic, the cycloserine, and uh, alongside the COX2 inhibitors, due uh, to the fact that uh, there is an altered, as is shown in this figure, an altered and increased uh, expression of uh, COX2 in, uh, um, in lesion dopaminergic neurons and in the activated microglia. Regarding the last case, this Edge Ravon, this is a free radical scavenger. Um, there was, uh, there was a, a particular, there are a particular five, especially five uh, randomized controlled trials that basing uh, uh, on the basis of uh, evidence-based medicine are really interesting and uh, an important statistical strength. Um, we consider this uh, article that analyzes particular treatments and particular superpopulation. For example, flu analysis set on the right and on, uh, uh, on the left and on the right the uh, um, efficacy expected the subpopulation but these uh, as you can see these, uh, um, these uh, the, the treatments overlapped with each other so uh, it was not uh, considered effective. But by contrast, in post-hoc analysis of uh, these five uh, randomized controlled trials, there was this, uh, this forest plot on the left and this figure on the right that uh, favored hydravon over placebo in particular subpopulations ESP, and DP ESP 2 that is uh, definite or probable diagnosis, uh, definite or probable efficacy expected subpopulation in two years of duration of ALS. Uh, regarding oxidative stress it was found to be effective was found to be effective in two out of three uh, groups especially uh, but in the ingressant group it was not found effective due to the fact that either one may be not effective in the late stages of als Regarding uh, the involvement of ion channels, and ion channel, ion channels, uh, there was no uh, relation with our topic, but uh, it should be on note that everyone is capable of antagonizing announcement of voltage-dependent calcium induced in uh, beta-amyloid beta oligomers. In conclusion, according to the extracted results, the NSAID uh, treatment was not associated with the prevention of neurodegenerative disease, and so, uh, other further studies are needed in the future. On the other hand, alternative compounds such as sveratrol, curcumin, and dandarabone uh, can be considered um, uh, important and uh, maybe effective um, uh, and should be uh, considered in other uh, trials. It should be of note that resveratrol, riluzole, memantin, and some other NSAIDs modulate neuronal ion channels at therapeutic concentration. Uh, thank you for your attention. Grazie, complimenti per il suo inglese, è la prima volta che ascolto un laureando, penso un po' per tutti forse, che discute la sua tesi in inglese. Allora, si accomodi, la laureanda... Delia Alessia, che discute una tesi di laurea sperimentale in chimica organica dal titolo Sviluppo di una nuova metodologia microfluidica per la sintesi di 2H zirine via vinilazidi. I relatori sono il professor Leonardo Di Gennaro e eh, il sottoscritto, il professor Renzo Luisi. Questa tesi di laurea eh, riguarda lo sviluppo di una eh, metodologia sintetica che eh, fa uso di tecnologie abilitanti al fine di rendere i processi chimici che possono essere applicati anche eh, per la produzione di farmaci più sostenibili e meno pericolosi. Eh, per via del Covid l'attività di ricerca eh, è stata sospesa e tuttavia la laureanda ha potuto eh, passare più di due mesi nel laboratorio di chimica organica e eh, ha potuto eh, ottenere eh, dei buoni risultati dei quali eh, ci parlerà. Prego. Uh, eh, ringrazio il professor Luisi per uh, la presentazione. Come da lui anticipato, il mio lavoro di, sì. il mio lavoro di tesi si intitola sì. Sviluppo di una nuova metodologia microfluidica per la sintesi di 2H zirine via vinilazidi. Uh, molte molecole di origine naturale mostrano nella loro struttura un eterociclo azotato, da cui nasce l'idea di inserirlo in uh, strutture uh, di interesse farmaceutico. È il caso mh, riportato in uno studio. Sul citocromo P450-17, un enzima chiave nella sintesi di um, ormoni androgeni, in cui è stato inserito nella struttura steroidea un gruppo aziridinico in modo tale da migliorare la sua affinità con il target, e da qui uh, nasce quindi l'interesse a um, sviluppare metodologie sintetiche che siano efficaci, ma soprattutto sicure a basso impatto ambientale per la sintesi di questi. Gruppi funzionali che um, può partire dalle due H-azirine, di cui, come vediamo nella slide, esistono diversi, um, diverse procedure note in letteratura. Um, con questo obiettivo ehm, abbiamo quindi eh, cercato di sviluppare un, una nuova metodologia di sintesi eh, per le due azirine in flow partendo dalle vinilazidi eh, sintetizzate a partire da alchene attraverso processi in batch. E eh, da sottolineare, va sottolineato che in ogni caso le eh, vinilazidi possono anche esse essere ehm, Sintetizzate attraverso processi in flow, um, come descrive uno studio nel, del 2011 uh, fatto da Coopraz. Generalmente, um, le vinilazidi sono dei composti molto utili in chimica organica poiché mostrano una spiccata eh, propensione nel dare reazioni di pirolisi, e fotolisi. Esistono mh, diverse strategie note in letteratura per la sintesi delle vinilazidi e possono essere suddivise in base alla molecola di partenza utilizzata, quindi alcheni, alleni e alchini. I, le, le strategie più classiche eh, furono descritte per la prima volta da Esner e prevedevano eh, diciamo, l'impiego di alcheni, Sottoposti ad una prima reazione di addizione con sodiazide di iodio ed una seconda di eliminazione con terzo butossido di potassio come base. Uh, una, se una seconda strategia di più recente sviluppo è quella che vede l'impiego di alenilesteri come uh, sintoni sottoposti ad un'unica reazione con sodiazide a temperatura ambiente. Le rese qui ottenute sono comunque eh, ottime. Altri protocolli di più recente sviluppo invece partono ehm, eh, da alchini, alchini terminali o anche interni sottoposti a reazioni ehm, in cui prendono parte eh, catalizzatori metallici. Va sottolineato in ogni caso che in tutte le uh, sintesi note finora si utilizzano uh, sali di azoturo che sono potenzialmente esplosivi e quindi rendono queste sintesi poco sicure. Uh, nel nostro caso abbiamo uh, deciso di sintetizzare le due H-zirine a partire da um, vinilazidi sintetizzate secondo il metodo più classico pro, um, proposto da Esner ma ottimizzato. Quindi sottoponendo gli alcheni eh, terminali ad una prima reazione di addizione nucleofila con sodiazide e iodio in una miscela di metanolo e acqua per tutta la notte a temperatura ambiente. Il beta iodio derivato ottenuto è stato poi sottoposto ad una reazione di eliminazione con terzo di potassio una base abbastanza forte da strappare il protone in beta in dietiletere a 0 per 2 ore. Le vinilazidi così ottenute, ehm, sia alifatiche che eh, aromatiche, eh, hanno, eh, insomma, sono state ottenute ehm, in rese comunque buone e a volte anche ottime. Uh, dopodiché, se, uh, le vinilazidi sono state convertite in 2H-zirine attraverso un processo microfluidico che sfrutta una reazione di ciclizzazione promossa dal calore. Um, la microfluidica è un, um, un, una tecnologia molto in innovativa, molto utile. Uh, che um, consiste in pompe di iniezione collegate a coil o reattori piccolissimi, per cui le condizioni di reazione appaiono, cioè, sono um, altamente controllate e quindi um, ciò fa della reazione condotta in questo sistema uh, altamente riproducibile. Altri um, vantaggi offerti da questa tecnologia sono un efficiente trasferimento di, di calore. Um, è un'efficiente um, um, miscelazione della soluzione. Per studiare la, um, la reazione di ciclizzazione e ottimizzarla, è stata prima condotta su una molecola modello, l'1,1 azidovinil 4-metilbenzene, in batch in, uh, usando come solvente CPME a 130 gradi per 45 minuti. Uh, il CPME in particolare può essere considerato un solvente green e quindi un'alternativa ai solventi di comune impiego comunque eterei come uh, dietile etere o THF che invece al contrario del, e del, del CPME hanno un uh, basso punto di ebollizione. Il CPME invece è caratterizzato proprio dalla sua bassa tossicità, dal suo alto punto di ebollizione, dal basso impatto ambientale e dalla stabilità in ambienti acidi e basici. Estremi. La reazione, dunque, è stata poi ottimizzata in uh, un sistema a flusso continuo. E, eh, dunque ehm, eh, sono state condotte poi eh, diverse eh, prove. La, la conversione completa è stata raggiunta ehm, eh, impostando la velocità di flusso del sistema a eh, 250 microlitri al minuto, e con un conseguente tempo di residenza di 16 minuti ehm, della soluzione nel coil a 130 gradi. Ehm, Bisogna però sottolineare che queste, condurre queste reazioni in batch è rischioso, perché dalla degradazione termica del gruppo azido si sviluppa azoto e quindi si hanno cambiamenti di pressione che in, in, um, in batch non possono essere controllati. Al contrario, nelle, um, nei sistemi microfluidici questo è possibile. Quindi tutte le vinilazidi eh, sintet eh, sin precedentemente sintetizzate sono state convertite in 2H-zirine in questo processo ottimizzato e le rese ottenute sono eh, mol eh, molto buone. La, la conversione appare completa eh, per le eh, vinilazidi con eh, sostituenti aromatici, mentre comunque rimane ottima eh, per sostituenti alifatici, infatti ehm, abbiamo una conversione intorno all'80% circa. In conclusione, in questo lavoro di tesi è stato sviluppato un processo di conversione delle uh, vinilazidi in uh, azacicli tensionati, variamente sostituiti, uh, usando CPME come uh, solvente green e la tecnologia della microfluidica che permette anche di velocizzare queste reazioni che comunque uh, di solito um, avvengono in tempi molto più lunghi. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei. Si accomodi la laureanda Rafa Schieritania che discute una tesi di laurea in tecnologia farmaceutica dal titolo Nanoparticelle polimeriche veicolanti un farmaco antiepilettico, caratterizzazione chimico-fisica e studi di permeabilità. Attraverso un modello di barriera ematoencefalica umana. I relatori, professor Antonio Lopalco e professoressa Angela Lopedota. Prego il professor Lopalco se vuole introdurre sì. la candidata. Grazie. Allora, l'esperienza di internato svolto da Tania eh, è stato di alcuni mesi. Purtroppo con l'emergenza Covid è stato interrotto. Quindi quello che oggi ci presenterà nella, in questa, nella sua tesi è eh, lo sviluppo, comunque alcuni dati sperimentali che abbiamo ottenuto, che si incentrano sullo sviluppo di alcuni nanovettori che veicolano un farmaco antiepilettico con la finalità di poter essere utilizzati potenzialmente nel trattamento dell'epilessia eh, in donne in gravidanza. Al tempo stesso questi nanovettori dovrebbero eh, diminuire o impedire che si abbia tossicità sul feto. Dunque quello che ci presenterà sarà la loro preparazione, e la caratterizzazione chimico-fisica ed infine alcuni studi preliminari sulla permeabilità eh, attraverso un modello cellulare simulante la barriera ematoencefalica umana. Prego Tania, grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio la commissione e il mio relatore per la parola. L'epilessia è un disturbo neuronale di eziologia varia, caratterizzato da convulsioni ricorrenti secondarie ad eccessive scariche elettriche cerebrali che partono da una regione specifica del cervello. L'epilessia viene classificata in sintomatica, criptogenica di origine sconosciuta, epilessie idiopatiche di origine genetica ed epilessie non classificabili. Il moderno trattamento delle epilessie iniziò nel 1850 con l'introduzione dei brumori. Fenobarbital, fenitoina, carbamazepine, tosucimide e valproato sono farmaci anticonvulsivanti di vecchia generazione che sono stati utilizzati fino agli anni 90 del secolo scorso, fino a quando non furono sviluppati e introdotti in commercio gli antiepilettici di nuova generazione, caratterizzati da buona efficacia, minori effetti tossici e migliore tollerabilità. Tra questi, l'oxcarbazepina e la lamotrigina sono tra i composti più utilizzati nel trattamento dell'epilessia in donne in gravidanza. Tuttavia, uno studio del 2011 ha evidenziato come non si possa escludere l'associazione tra l'uso nel primo trimestre di gravidanza dell'oxcarbazepina ed altri antiepilettici di nuova generazione e l'insorgenza di difetti maggiori e o specifici di nascita nel neonato. Dunque, ci siamo chiesti se fosse possibile migliorare la distribuzione al cervello di un farmaco antiepilettico attraverso lo sviluppo di sistemi nanoparticellari e diminuire e o prevenire i rischi di malformazioni del feto associati al trattamento dell'epilessia durante la gravidanza. In questo progetto di ricerca abbiamo scelto come farmaco modello l'oxcarbazepina, un antiepilettico di nuova generazione, le cui caratteristiche chimico-fisiche le permettono di attraversare facilmente la barriera ematoencefalica mediante un meccanismo di diffusione passiva. Al tempo stesso la struttura le consente di attraversare in vivo tutte le membrane biologiche, inclusa la placentare, e dunque esporre così il feto non potenziare tossicità. Sulla base di queste osservazioni, gli obiettivi del mio lavoro di tesi sperimentale si sono focalizzati sulla preparazione e caratterizzazione fisico-chimica di nuovi sistemi nanoparticellari veicolanti l'oxcarbazepina mediante l'impiego del copolimero biodegradabile o biocompatibile PLGA, con o senza l'utilizzo di un derivato pegilato della vitamina E, che oltre ad avere proprietà di sensuativo solubilizzante, è in grado di inibire la proteina di resistenza multifarmaco PGP espressa sulla barriera ematoencefalica. Altro obiettivo dello studio è stata la valutazione della capacità di attraversamento di tali sistemi nanoparticellari attraverso monostrati di cellule HCMCD3 simulanti la barriera ematoencefalica. Particelle con dimensioni superiori ai di 100 nanometri hanno una ridotta capacità di attraversamento della barriera placentare. Pertanto, al fine di ottenere nanoparticelle che fossero in grado di veicolare quantità di farmaco tali da poter essere utilizzati nel trattamento delle epilessie e al tempo stesso limitarne l'attraversamento placentare, è stato proposto un range dimensionale compreso 350 e 100... 70 nanometri. Nanoparticelle polimeriche vuote, veicolanti l'oxcarbazepina e la molecola fluorescente Cumarina 6, sono, sono state preparate mediante la tecnica del solvent displacement. Brevemente, l'acetone costituente la fase organica è stato utilizzato per dissolvere l'oxcarbazepina o, o la Cumarina 6 e il polimero. Come tensioattivo è stata utilizzata una soluzione acquosa di TPGS allo 0,03%. Dunque, un millilitro di fase organica è stato iniettato in 5 millilitri di acqua sotto agitazione magnetica, in presenza o assenza di tensio attivo, ehm, utilizzando una pompa peristaltica a flusso costante di 6 ml al minuto. La miscela risultante è stata tenuta per 4-5 ore sotto K, sotto un'agitazione di 850 rotazioni al minuto, al fine di ottenere la completa evaporazione del solvente. Le nanoparticelle ottenute sono state liofilizzate e conservate in frigorifero fino al loro utilizzo. Le dimensioni delle nanoparticelle preparate e l'indice di polidispersione PDI sono stati valutati mediante la tecnica della diffusione dinamica della luce, mentre il potenziale Z mediante velocimetria laser-Doppler dopo opportune diluizioni in mezzo acquoso. Come si può osservare dalla tabella, i diametri medi delle nanoparticelle preparate ehm, si. Sono compresi in un range dimensionale di 139-163 nan nanometri, dunque essi non dovrebbero essere in grado di attraversare la barriera placentare. Mentre i valori riscontrati di PDI inferiori a 0,3 sono caratteristici di un sistema monodisperso in acqua. La carica netta superficiale è negativa, con valori di potenziale Z compresi tra meno 43 e meno 51 millivolts, dunque questi sistemi sono stabili in mezzo acquoso. Il carico di farmaco all'interno delle nanoparticelle preparate è stato valutato mediante tecnica HPLC. L'analisi dei campioni ha riscontrato un discreto carico di farmaco all'interno del sistema nanoparticellare, espresso in termini di efficienza di incapsulamento con valori compresi tra 69 e 72%. L'analisi di SC delle nanoparticelle con o senza farmaco ha messo in luce lo stato amorfo dell'oxcarbazepina incapsulata nel sistema nanoparticellare. Risultati confermati anche dall'analisi di frazione raggi X e dalla microscopia elettronica. Inoltre le immagini SEM hanno Mistrato come le nanoparticelle fossero caratterizzate da forma sferica e dimensioni omogenee infer inferiore a 200 nanometri. L'attraversamento della barriera ematoencefalica di oxcarbazepina libera incapsulata in nanoparticelle e nanoparticelle cariche di cumarina 6 è stata effettuata utilizzando monostrati cellulari di cellule umane immortalizzate dell'endotelio capillare cerebrale ad intervalli di tempo prestabiliti 100 microlitri di campione sono stati prelevati dalla camera basso-laterale e analizzati mediante HPLC, successivamente rimpiazzati con 100 microlitri di mezzo di trasporto fresco. I risultati ottenuti hanno evidenziato come i valori di permeabilità apparente dell'oxcarbazepina libera e dell'oxcarbazepina incapsulata nel sistema nanoparticellare in presenza o assenza di TPGS erano pressoché simili, presumibilmente a causa del rapido rilascio del farmaco dal sistema nanoparticellare. Questi è probabile infatti che il farmaco si trovi più in superficie piuttosto che all'interno della matrice polimerica della nanoparticella. Questi risultati sono in accordo con gli studi di rilascio di oxcarabazepina dal sistema nanoparticellare, secondo cui il 60-70% di esso viene rilasciato dalla matrice polimerica entro le due ore. Inoltre gli studi di trasporto delle nanoparticelle marcate con cumarina 6 hanno messo in luce come la capacità di attraversamento della barriera placentare, della barriera ematoencefalica eh, delle nanoparticelle in presenza di TPGS, viene significativamente influenzata. Infatti, esso ha migliorato la permeabilità del sistema nanoparticellare attraverso monostrati cellulari, di 3 simulanti la barriera ematoencefalica. In conclusione, sono state formulate dunque nanoparticelle, nanoparticelle polimeriche di PLGA, veicolanti l'oxcarbazipina, mediante la tecnica del solvent displacement, con l'obiettivo di un loro potenziale impiego nel trattamento delle in donne in gravidanza. Tali sistemi prodotti erano caratterizzati da forma sferica, dimensioni omogenea inferiore ai 200 nanometri, stabilità in mezzo acquoso e una buona efficienza di incapsulamento. La caratterizzazione mediante DSC di frazione raggi X e microscopia elettronica ha evidenziato che il farmaco incapsulato nel sistema nanoparticellare era presente nel suo stato amorfo. Gli studi di trasporto in vitro, attraverso monostrati cellulari hcmcd 3 simulanti la barriera ematoencefalica umana hanno mostrato la potenziale capacità di questi sistemi nanoparticellari di attraversare la suddetta barriera. Infine, gli studi di rilascio in tampone e fosfato hanno tuttavia messo in luce un limite di tali sistemi, ovvero il rapido rilascio non controllato del farmaco dalla matrice polimerica costituita da PLGA, il cosiddetto burst effect. Ulteriori studi sono dunque necessari al fine di limitare il rapido rilascio del farmaco dalle nanoparticelle. Valutando l'impiego di altri polimeri o altre tecniche di formulazione, migliorare la selettività al sistema nervoso centrale attraverso la funzionalizzazione in superficie di tali sistemi, con specifici ligandi per recettori espressi esclusivamente sulle cellule endoteliali dei vasi cerebrali. Infine, sarà opportuno, opportuno verificare la loro limitata capacità di attraversamento della barriera placentare mediante l'impiego di modelli cellulari in vitro e/o modelli animali. Grazie per l'attenzione. Si accomodi la laureanda Sisto Erika che discute una tesi di laurea in chimica farmaceutica e tossicologica dal titolo Sindrome da QT lungo e operatori di HERG MC11157C LQT. I relatori sono il professor Lentini e la professoressa eh, Cavalluzzi. Invito il professor Lentini ad introdurre la candidata. Grazie. E questo progetto di, di tesi si inserisce in un programma che è stato finanziato da Pereton nel quale ci è stato chiesto di preparare sei composti in quantità sufficienti per fare delle prove in vivo su un modello suino transgenico che sviluppa una patologia cardiaca simile a quella che colpisce alcuni soggetti per disturbi genetici, oppure indotta da farmaci. Adesso vedremo in che modo. Uh, di questi sei composti tre sono gli originali, tre sono presenti in letteratura. Uno di questi tre è toccato uh, a Erika. Dove sta la novità, l'innovazione della sua tesi? Nel tentativo di ottenere in questa molecola... Con una via più efficiente rispetto a quella riportata in letteratura, perché sapete il maiale in questione pesa da 60 a 160 kg, quindi richiede delle quantità di farmaco notevoli per poter fare delle prove farmacologiche. Quindi era improponibile ripetere la via sintetica presente in letteratura o addirittura acquistare il prodotto in quantità così grosse. Adesso vediamo che cosa ha fatto Erika in questi pochi mesi che le sono stati concessi di frequentazione del nostro dipartimento. Buongiorno. Nel mio lavoro di tesi ho messo a punto alcune vie sintetiche al fine di sintetizzare i precursori di un noto attivatore dei canali ERG, quale MC secondo 157C. I canali ERG sono dei canali del potassio voltaggio dipendenti appartenenti alla famiglia degli eterogogu. Essi sono degli omotetrameri formati da quattro subunità alfa, ciascuna contenente sei segmenti transmembrana che vanno da S1 ad S6. Ad ogni subunità sono associati due moduli funzionalmente distinti, uno che rileva il potenziale transmembrana e l'altro costituente un poro selettivo. Tali canali sono espressi a livello cardiaco, muscolare e nervoso. Inoltre è risultato una loro overespressione in cellule neoplastiche. Ad ogni modo il ruolo meglio caratterizzato è quello svolto a livello cardiaco. Pertanto, per delineare l'importanza di tali canali, soprattutto nell'insorgenza di eventuali patologie, dobbiamo delineare l'attività elettrica cardiaca. Essa viene registrata dall'ECG, il quale è caratterizzato dal tratto QRS che riflette la depolarizzazione ventricolare, l'onda T che riflette la ripolarizzazione ventricolare, l'intervallo che intercorre tra l'inizio del tratto QRS e la fine dell'onda T è definito intervallo QT e rappresenta la durata della ripolarizzazione. Azione. Ma quindi come possono tali canali determinare patologie? Malattie congenite, congenite assunzione di particolari farmaci quali antistaminici e antidepressivi possono, avendo funzioni di blocco di tali canali, portare all'insorgenza della cosiddetta sindrome del tratto cutillungo o LQTS che può degenerare in aritmie talvolta fatali. Pertanto è evidente che farmaci e attivatori di ERG possano avere azione agonista nei confronti di tali canali e svolgere un ruolo terapeutico nella cura dell'LQTS. Gli attivatori di erg sono small molecules che favoriscono l'apertura del canale e la fase di ripolarizzazione. Essi sono in particolare suddivisi in agonisti di tipo 1 che rallentano la diattivazione, agonisti di tipo 2 che agiscono sull'inattivazione, agonisti di tipo 3 che spostano l'apertura del canale verso potenziali più negativi e agonisti di, di tipo 4 che ne aumentano la probabilità di apertura. Purtroppo attualmente pochi farmaci sono in grado di attivare ERG, essendoci a disposizione pochi metodi di screening. In letteratura sono riportati numerosi analoghi di sintesi di uno dei composti attivatori meglio caratterizzati, quale l'NS1643. Nuovi HIT compounds in grado di aumentare in vitro le correnti ERG sono stati individuati, tra questi MC secondo 157C. Tale farmaco è in grado di ritardare il picco QRS e il tempo di ripolarizzazione, ridurre il potenziale d'azione, aumentare le correnti KR e inibire lo sviluppo di attività triggerate e battiti ectopici. Pertanto possiamo definire che esso ha tutti i requisiti per essere considerato un farmaco antiaritmico. Nell'ambito di un progetto Teleton in collaborazione con l'Università degli Studi di Pavia si è deciso di sintetizzare MC secondo 157C in modo tale da poterne confrontare in vivo l'attività con altre molecole agoniste di ERG precedentemente sintetizzate nei nostri laboratori quale l'isomeri dell'urea simmetrica strutturalmente correlata alla mexiletina. Lo schema sintetico di MC secondo 157C riportato in letteratura presenta un numero elevato di step e una resa complessiva del 6%. Il primo obiettivo del mio lavoro di tesi è stato quello di ridurre il numero di step e di assicurare per quanto possibile una resa maggiore rispetto a quella riportata in letteratura. Tale schema di sintesi ridurrebbe a 6 o al massimo 7 passaggi la sintesi di MC secondo 157C. Considerando i due passaggi chiave fondamentali per la sintesi di MC secondo 157C, abbiamo come primo passaggio la genesi dell'1,2-metossi-5-trifluorometilfenilurea a partire dall'acido 2 metossi 5 trifluorometilbenzoico e come ultimo step la demetilazione dell'intermedio 19 al fine di ottenere il farmaco di interesse. Una volta delineato lo schema di sintesi generale, mi sono occupata della sintesi del primo intermedio, ovvero dell'1,2-metossi-5-trifluorometilfenilurea, a partire dall'acido 2-metossi-5-trifluorometilbenzoico in presenza di difenilfosforilazide in diossano a 90 overnight e usando come fonte di ammoniaca l'idrossido di ammonio. Purtroppo tale via sintetica non ha generato il prodotto desiderato. Successivamente abbiamo lavorato in presenza di ammoniaca gassosa. E tale via ha generato l'urea desiderata e in seguito alle analisi spettrometriche di routine abbiamo confermato anche la presenza dell'urea simmetrica dell'acido 2 metossi 5 triflometil Allora abbiamo cercato un reattivo in grado di donare ammoniaca, quale il carbamato d'ammonio, che in presenza per degradazione termica avrebbe donato due equivalenti di ammoniaca. E in seguito a purificazione su colonna cromatografica, cristallizzazione e le analisi di routine, abbiamo confermato la presenza dell'urea desiderata, ma anche dell12 metossi 5 benzammide. Nell'ottica della Green Chemistry, volta a ridurre il consumo di energia e solventi, abbiamo lavorato in presenza di un reattore alle microonde in THF a una potenza di 10 W a 60 per 15 minuti e, tale via, ha generato il prodotto desiderato. Nell'ottica di ottenere una resa maggiore, abbiamo eh, ripetuto la reazione successiva in due step successivi, generando nel primo isocionato e nel secondo l'urea, con una resa del 37%. Successivamente abbiamo ridotto il rapporto tra l'acido e il carbammato d'ammonio e eh, abbiamo ottenuto il prodotto desiderato, eh, con rese, non abbiamo ottenuto il prodotto con una resa del 37%, delineando l'importanza eh, del carbamato d'ammonio nella trasposizione di pursus e nella genesi dell'urea. Eh, al fine di eh, evidenziare l'effetto positivo delle microonde, la reazione successiva è stata condotta col metodo convenzionale, cercando di convertire per quanto possibile tempi e temperature. Ma purtroppo tale via non ha generato il prodotto desiderato, evidenziando il sinergismo tra carbammato e microonde. In parallelo, considerando lo schema di sintesi generale che prevede come ultimo step la demitilazione, in questa fase del, del mio progetto di tesi ho effettuato la demitilazione dell'acido 2-metossi 5-triflometilbenzoico in toluene, cloruro di alluminio, a 110 gradi per 18 ore e purtroppo non ho generato il prodotto. Uh, a, a questo punto, per ridurre, la di un per evitare la presenza di un reattivo costoso e considerando i reattivi a disposizione nel nostro laboratorio, ho effettuato la demitilazione dell'aceo 2-metossi benzoico, analogo dell'aceo 2-metossi 5-trifluometil benzoico, in presenza di ioduro di litio, in tetraetilene ammonio cloruro e etilene glicole in rapporto 1 a 2, in un reattore alle microonde che sfruttasse una potenza di 10-40 W a 130°C per 15 minuti. E sono riuscita a sintetizzare il prodotto, con una resa del 44% contestualmente mi sono occupata della sintesi del composto 21, a partire dall'elealanina, il cui gruppo amminico è stato protetto col diterzbutil di carbonato, in NOHTHF, a temperatura ambiente per 24 ore. Considerando uno schema di tipo convergente, secondo cui il composto 17 si sarebbe generato a partire dal composto 16 e dal composto 21 e in presenza di un reattivo di coupling, purtroppo, in seguito alle disposizioni governative in, maniera, in materia di Covid-19, non sono riuscita a sintetizzare il composto 17, secondo intermedio di sintesi di MC secondo 157C. In definitiva possiamo affermare che nell'ottica di sintetizzare MC secondo 157C sono state messe a punto due vie sintetiche innovative e green. In futuro sarà resa ottimale la resa dell12 metossi 5 triflorometilfenilurea e sarà interessante notare la versatilità della reazione proposta nei confronti di acidi carbosidici diversamente sostituiti, non solo arilici ma anche alifatici. Inoltre è stata proposta una dealchilazione dell'acido 2-metossi-benzoico e sarà interessante notare la versatilità di questa reazione nei confronti di diversi alchilari leteri, come ad esempio acidi benzoici e aniline, orto-metapara sostituiti. Grazie per l'attenzione. Si accomodi laureando Bitone Daniele Grazie. che discute una tesi di laurea sperimentale in biochimica dal titolo L'attività di trasporto del carrier mitocondriale della carnitina cetilcarnitina regolata dall'itaconato prodotto durante gli stati infiammatori. Relatore professor Gian Gregorio che invito a eh, dire. Qualcosa riguardo questo lavoro di tesi, grazie. Allora, eh, Daniele ha svolto la sua tesi sperimentale in un periodo pre-COVID, per cui ha portato un po' a termine la sua, la sua attività di ricerca eh, come laureando. Eh, si è occupato di questo metabolita che è l'itaconato, che è prodotto dal, dai mitocondri eh, durante stress infiammatori. E, eh, e in particolare ha visto l'interazione e la reattività di questo metabolita nei confronti di un trasportatore mitocondriale della, della, della membrana mitocondriale interna che è il, il carriere della carnitina cilcarnitina. Eh, ascoltiamo i risultati ottenuti. Salve a tutti, ringrazio il professore per la parola datami. Lo scopo della mia tesi è stato quello di verificare i fattori che regolano la reattività dell'itaconato nei confronti del trasportatore mitocondriale della carnitina a circarnitina. I mitocondri sono organelli cellulari citoplasmatici caratteristici di tutti gli eucarioti. Essi eh, sono le centrali energetiche eh, degli eucarioti, in quanto a partire da macromolecole come ehm, eh, aminoacidi, acidi grassi e. Eh, Carboidrati producono energia sotto forma di ATP, fondamentale per l'attività di organi interni e di muscoli scheletrici. La membrana mitocondriale interna è altamente selettiva. Il trasporto dei vari metaboliti è reso possibile grazie ai carrier mitocondriali, tra cui il carrier della carnitina Cilcarnitina CAC, che è presente nella membrana mitocondriale interna delle cellule del cuore, del fegato, del polmone e del muscolo scheletrico. Eh, CAC appartiene alla famiglia di trasportatori di soluti SLC25 e trasporta nei mitocondri acilcarnitina, in scambio con carnitina libera, ehm, eh, fondamentale quindi per la betossidazione e successiva produzione di energia metabolica. Alterazioni del gene SLC25A20, codificanti per il carrier della carnitina, eh, causano accumulo di acidi grassi nel sangue. In particolare, in alcuni bambini appena nati è stata riscontrata una rara sindrome che si manifesta con attacchi apoplettici, ipotermia, eh, disordini neurologici e del ritmo cardiaco con esito infausto. Um, è stato evidenziato che nel carrier sono presenti 6 cisteine e che per funzionare la proteina necessita che la 136 e la 155 siano presenti nello stato ridotto, in quanto la proteina ossidata con ponti di solfuro risulta essere inattiva, impedendo l'apertura del canale di traslocazione. L'itaconato è un metabolita che si forma in nel ciclo di Krebs in seguito alla decarbossilazione del cisaconitato attraverso l'enzima mitocondriale IRG1, espresso durante gli stati infiammatori. L'itaconato è un importante metabolita immunoregolatore con potenti effetti antinfiammatori in grado sia di eh, ridurre la produzione di ROS attraverso l'inibizione della succinato deidrogenasi che di ridurre la produzione di citochine mediante l'attivazione del fattore di trascrizione antinfiammatorio NRF2. L'itaconato presenta un acido carbossilico alfabete insaturo elettrofilo e può quindi subire un attacco nucleofilo da parte dei gruppi tiolici ridotti delle cisteine proteiche. Alla luce di tali reattività, abbiamo verificato l'effetto di questo metabolita nei confronti della carrier della carnitina acilcarnitina, proprio per la presenza in essa di alcuni residui di cisteina particolarmente reattivi. Per studiare l'azione dell'itaconato abbiamo utilizzato la tecnica della ricostituzione che, eh, permette di in, eh, in, che permette di inserire in membrane artificiali il carrier e eh, di eh, studiarne l'attività di trasporto attraverso uno scambio omologo di carnitina radioattiva posta all'esterno dell'iposoma in scambio con carnitina fredda all'interno. È stato quindi misurato l'accumulo di eh, carnitina radioattiva nel proprio riposoma mediante l'uso di uno scintillatore. Recentemente il gruppo di ricerca in cui ho svolto la mia tesi ha eh, dimostrato che l'itaconato reagisce irreversibilmente con eh, residui di eh, cisteina causando l'inibizione di CAC. Um, il eh, diciamo, valore di C50, ossia la concentrazione di eh, itaconato necessaria per inibire il 50% del bersaglio in esame, è 8,4 più o meno 2,9 millimolare a pH7. Eh, eh, studi di letteratura hanno dimostrato che il gradiente protonico, che si crea nello spazio intermembrane e permette la fosforilazione ossidativa, si localizza nelle vicinanze delle proteine della catena di trasporto degli elettroni. A causa dell'intrappolamento da parte dei protoni,. Eh, delle cariche negative delle teste idrofiliche di cardiolipina. Questo fenomeno determinerebbe la riduzione del pH nello spazio intermembrana. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di testare l'effetto dell'itaconato su proteina wall type DCAC, eh, ricostituita in proteoliposomi e tamponata a pH compreso tra 6,0 e 8.0. A PH6.0 la reattività dell'itaconato è molto alta e quindi l'inibizione è elevata, mentre diminuisce a PH più basici e già a PH7.5 non si osserva alcuna inibizione. Um, la dipendenza dal PH è ulteriormente dimostrata dal fatto che il valore di C50 PH6.0 risulta essere pari a un terzo del valore di C50 PH7.0. È paragonabile inoltre alla concentrazione di itaconato intracellulare di circa 5 millimolare. Il GSH è un tripeptide ad azione riducente che presenta eh, un gruppo tiolico che allo stato ridotto è sensibile all'azione dell'itaconato, che determina la produzione di ROS. Eh, poiché studi di letteratura hanno evidenziato che il GSH regola lo stato redox di CAC, abbiamo verificato l'effetto dell'itaconato su CAC in presenza e in assenza di GSH. Si può notare quindi che l'itaconato 10 mMolare inibisce quasi completamente l'attività della proteina, mentre l'aggiunta dell'agente riducente DTE ripristina l'attività della proteina solo per la quota ossidata, suggerendo che l'inibizione dell'itaconato è di tipo irreversibile. L'aggiunta di GSH ripristina quasi completamente l'attività della proteina rispetto al controllo. Se l'itaconato è aggiunto prima del GSH, eh, anche quest'ultimo ripristina la funzionalità della proteina solo per la quota ossidata. Eh, Ulteriormente che l'itaconato reagisce eh, con i residui di cisteina di CAC in maniera irreversibile. L'aggiunta di DTE durante il trasporto non migliora ulteriormente la funzionalità della proteina. Se itaconato e GSH sono aggiunti insieme, si osserva una protezione dall'inibizione di itaconato da parte del GSH nei confronti di CAC. Quindi, almeno in vitro, il GSH è più reattivo dell'itaconato, regolandone l'attività per permettere al carrier di essere attivo e di produrre energia metabolica durante gli stati infiammatori. È stato confrontato l'effetto dell'itaconato anche con il dimetilitaconato, suo analogo extracellulare, incubandolo in proteina wall type di CAC a pH 6. Il valore di C50 osservato con dimetilitaconato è circa 10 volte superiore al valore osservato con itaconato, confermando che solo quest'ultimo può. Inibire la proteina è che probabilmente il dimetilitaconato può soltanto incrementare la biosintesi di taconato durante gli stati infiammatori LPS attivati. A livello molecolare abbiamo eh, verificato l'effetto dell'itaconato nei confronti di alcuni mutanti di CAC aventi o meno delle cisteine implicate in reazioni reversibili con l'itaconato, ossia il ciles c 136 avente soltanto la cisteina 136 e il CILES-V in cui tutte le cisteine sono state mutate in valina. Il valore di C50 osservato in ciles c 136 è paragonabile al wild type, invece il, il valore di C50 osservato in CILES-V è circa. 5 volte superiore al wild type, suggerendo che la cisteina 136 ha un ruolo fondamentale e specifico nell'interazione con l'itaconato e che probabilmente l'interazione tra itaconato e proteina CAC non avviene solo attraverso un attacco nucleofilo dei, eh, residui, di ciste, dei, dei residui di cisteina, eh, dei, dei residui tiolici ridotti di eh, cisteina. Per questo motivo abbiamo studiato l'interazione della lisina eh, con eh, l'itaconato. Il PLP, coenzima coinvolto in diverse reazioni di enzimi trasferasi, eh, presenta un carbonile che interagisce con un gruppo ammino terminale di una lisina, formando così un'immina. Abbiamo quindi effettuato degli esperimenti di protezione dall'inibizione di eh, itaconato, 20 millimolare, su proteina mutata CLSV, preincubata con PLP. Il trattamento con PLP riduce di circa il 70% l'attività della proteina rispetto al controllo. Il passaggio su G75 dopo trattamento con PLP ripristina, a causa del legame reversibile di quest'ultimo, quasi completamente l'attività della proteina. Invece, il trattamento con itaconato provoca un'attività della proteina di circa il 45% rispetto al controllo. Infine, dopo trattamento prima con PLP e incubazione con itaconato e poi successivo passaggio su G75, si ottiene un'attività paragonabile al controllo, eh, suggerendo ulteriormente che eh, l'itaconato interagirebbe con residui di lisina. Una lisina che potrebbe interagire con l'itaconato è K135. Quest'ultima infatti carica positivamente e forma con l'amminoacido carico negativamente 132 una delle tre coppie di ponti salini che chiudono il canale di traslocazione dal lato della matrice. Inoltre, eh, K135 adiacente alla cisteina 136 ehm, eh, avrebbe il ruolo di eh, abbassarne il pKa, rendendola più reattiva in forma tiolata nei confronti dell'itaconato. Dell eh, il valore di C50 osservato di K135A risulta essere infatti 5 volte più alto rispetto al wild type, suggerendo quindi che, eh, che K135 è o un residuo responsabile dell'aumento della reattività della cisteina 36. Eh, oppure eh, può essere un target molecolare dell'itaconato. In conclusione, nel mio lavoro di tesi abbiamo testato l'effetto di Itaconato su CAC, osservandone la maggiore reattività a pH 6.0, verosimile in vivo, in quanto il gradiente protonico si concentra e si localizza dal lato esterno della membrana mitocondriale interna, causando la riduzione del pH nello spazio intermembrana. Abbiamo inoltre osservato che il GSH rispetto all'itaconato risulta essere più reattivo nei confronti di CAC, ehm, mantenendo una funzionalità di base del carrier e di produzione dell'energia metabolica. Esperimenti di C50 eh, hanno anche evidenziato che il dimetilitaconato è poco reattivo nei confronti della proteina. Infine abbiamo anche scoperto che non solo la cisteina 136 ma probabilmente anche alcuni residui di lisina come K135 potrebbero essere eh, in grado di interagire con l'itaconato eh, che eh, eh, quindi eh, attraverso un legame covalente e reversibile inibisce l'attività di trasporto eh, della proteina. In maniera irreversibile, l'itaconato accumulato nei mitocondri avrebbe quindi la funzione di regolare il trasporto delle acilcarnitine carnitine, con, eh, mediato da CAC, con conseguente riduzione della beta-ossidazione e eh, minor eh, energia metabolica, che si traduce in una minor produzione di ROS con relativa azione antinfiammatoria. Grazie per l'attenzione, si accomodi. Si accomodi la laureanda zingaro Federica, grazie, che discute una tesi di laurea sperimentale in tecnologia farmaceutica dal titolo ciclodestrine anfifiliche con capacità autoassemblante come veicoli di farmaci chemioterapici nel trattamento dei tumori cerebrali. I relatori, la professoressa eh, Lopedota e il professor eh, Lopalco. Questa tesi è stata svolta eh, presso un istituto estero eh, e ci sono correlatori, professor Bonet e eh, Komensky. Prego la professoressa Lopedota, eh, può introdurre la candidata. Grazie. Sì, eh, appunto questa tesi è proprio stata svolta in collaborazione con eh, il professor Bonnet e eh, Conveschi, la professoressa con Bonnet e Conveschi, eh, nell'ambito proprio del progetto Global Thesis, è stata svolta in parte appunto in Francia. Uh, questo progetto prevede la preparazione di un vettore um, che è in grado di veicolare al sistema nervoso centrale, è, uh, capace di autoassemblarsi. Ed è eh, capace anche di veicolare eh, farmaci come la Temozolomide che vengono utilizzati nel trattamento del glioblastoma, riducendone così anche gli effetti collaterali pesanti di questo farmaco. La prima parte della, mh, del lavoro è stata svolta in Francia e ha previsto proprio la sintesi e la caratterizzazione di ciclodestrine anfifiliche in grado di autoassemblarsi in micelle. La seconda parte, svolta in parte purtroppo qui a Bari, ha previsto la complessazione della timozolomide con ciclodestrine classiche quali beta, idrosipropil, beta ciclodestrina, poi avremmo dovuto preparare dei complessi di inclusione con queste ciclodestrine anfifiliche preparate in Francia in modo tale da confrontare con le, i complessi già preparati per valutare eventuali aumenti di solubilità e di stabilità della timozolomide. Ma per ulteriori dettagli lascio adesso la parola a Federica che ha scritto questa tesi in inglese, ma la discuterà, abbiamo deciso, in italiano. Prego Federica. Salve a tutti. Il glioblastoma multiforme è un tipo di tumore cerebrale maligno e aggressivo il quale può insorgere sia in età pediatrica che adulta. Si tratta di un astrocitoma, un cancro che quindi colpisce gli astrociti, cellule neuronali capaci di intervenire nei processi riparativi del tessuto nervoso. Esso può essere di due tipi: primario se compare de novo, secondario se è il risultato di una progressione tumorale fino al grado 4, più severo. Esso deriva dalla combinazione di mutazioni e alterazioni genetiche responsabile dell'alterazione dell'equilibrio tra geni oncogeni e geni oncosoppressori responsabile quindi della crescita della massa tumorale Tra i sintomi clinici si assiste a cefalea per aumento della pressione intracranica, nausea, vomito ed altri sintomi più specificatamente legati alla localizzazione della massa tumorale. Come strategia eh, terapeutica di prima scelta, generalmente si associa a, dopo aver eseguito una resezione chirurgica la radioterapia al trattamento farmacologico con temozolomide presente nella specialità commerciale Temodal perché in questo modo viene aumentata la vita media dei pazienti. Si tratta di un prodrago, un derivato imidato tetrazonico, il quale in vivo attraverso una reazione non enzimatica viene convertito in TIC, il suo metabolita attivo, il quale a breve mi vita, quindi rapidamente convertito ad AIC e catione d'azonio, responsabile dell della citotossicità della temozolomide. Infatti agisce come agente alchilante nei confronti delle basi del DNA, attivando in ultimo la via poptotica attraverso P53. La resistenza farmacologica è dettata dall'espressione dell'enzima alchiltransferasi, il quale è capace di rimuovere i gruppi metilici dalla posizione O6 della guanina. Quindi, al fine di migliorare la strategia terapeutica, quindi la cura con temozolomide nel glioblastome multiforme, è necessaria una formulazione che veicoli il farmaco come tale attraverso la barriera ematoencefalica, targhettando il sistema nervoso centrale e che, allo stesso tempo, vada a migliorare le caratteristiche chimico-fisiche che limitano la sua applicazione in campo clinico, come bassa solubilità in acqua, instabilità pH diversamente acidi o rapida degradazione in vivo amtic. Il quale è meno capaci di attraversare la barriera ematoencefalica si è confrontato alla temozolomide. Pertanto l'obiettivo di questo lavoro di tesi è stato quello di formare dei complessi di inclusione temozolomide ciclodestrine e cipienti di natura olicosaccaridica però al fine di massimizzare il loro effetto si è pensato di confrontare i risultati ottenuti dalla complessazione con ciclodestrine native semisintetiche e con quelle anfifiliche perché quelle anfifiliche hanno dei vantaggi. Non solo l'aumento della dose somministrata, in quanto il farmaco viene incapsulato non solo all'interno della loro cavità, ma anche probabilmente assorbito sulle lunghe catene alchiliche che si organizzano a formare i micelle. Inoltre, data la loro natura chimica, sono in grado di attraversare di interagire con le membrane biologiche tra cui la BBB, target di nostro interesse. Il mio lavoro di tesi quindi si articola in due parti. La prima parte è sperimentale è che ha previsto la sintesi delle ciclodestrine anfifiliche, nello specifico le lolipoply data la loro forma e caratterizzazione dei prodotti di reazione attraverso TLC, MS nmr al fine di individuare purezza e resa, parte tecnologica che sta provvedendo alla eh, caratterizzazione delle ciclodestrine anfifiliche che si organizzano a formare micelle non tossiche attraverso usaggio di LS ed MTT. Quindi, a partire dalla beta-ciclodestrina, si migliora il gruppo scente con tosilcloruro in ambiente basico, quindi a dare la monoasido-beta-ciclodestrina. Separatamente si procede alla sintesi dell'Incar, il quale verrà legato alla ciclodestrina precedentemente sintetizzata attraverso la click chemistry. A questo punto, a partire da un derivato carbossilico in eccesso di propargilammina, attraverso una reazione catalizzata da lipozyme, viene sintetizzato il derivato amidico, i cui gruppi ossidrilici, quindi dei protetti, formeranno un legame serio con gli acidi grassi C12, C14, C18. Del derivato amidico il gruppo metino verrà impegnato per la formazione del ciclo triazolico con la beta ciclodestrina. Monoasido precedentemente sintetizzata a dare le ciclodestrine Lollipop-like. Dal punto di vista tecnologico, queste si stanno caratterizzando attraverso DLS ed MTT. Per il primo saggio, una quantità appropriata di ciclodestrine viene disciolta in solvente organico, due soluzioni a pH diversa aggiunte goccia a goccia, dializzati, filtrati e supernatante utilizzato per il calcolo delle dimensioni micellare. Per il, per il saggio di citotossicità in vitro, questo si sta conducendo in in prima battuta su linee di, di cellule di glioblastoma umano e poi verrà condotto su altre linee cellulari qui riportate al fine di dimostrare la vitalità cellulare quando a contatto con le ciclodestrine anfifiliche. Quindi per quanto riguarda lo studio delle caratteristiche chimico-fisiche della temozolomide si esegue da prima un saggio e quindi un'analisi quantitativa via HPLC e mentre qui nel primo grafico riportiamo la curva di calibrazione con un R quadro robusto vicino a 1 nel secondo riportiamo il picco cromatografico con tempo di ritenzione della temozolomide 2,40 minuti. Ora nota la sensibilità della temozolomide a pH basici, un pH stability profile è stato condotto. Quindi sono stati preparati diversi tamponi con un pH compreso tra 2 e 9 e una concentrazione finale di 0,5 mg in millilitro ed è stata calcolata la quantità di temozolomide indice della sua stabilità al tempo con 0 dopo 30 minuti e dopo un'ora. Dopo un'ora, come si evince dal grafico, la sua stabilità è massima a pH acido, comincia a degradarsi in un pH compreso tra 6 e 8 fino a scomparire completamente a pH basici. Questo Spiega sia la sua critica stabilità a pH fisiologico 7,4, sia il motivo per il quale negli studi successivi verrà utilizzato un ambiente acido. Anche uno studio di solubilità è stato condotto, il quale ha suggerito il rapido raggiungimento della saturazione a pH acido, in quanto dopo un'ora e dopo 24 ore la sua solubilità non cambia significativamente. Invece, negli altri ambienti qui riportati a diverso pH, la solubilità non cambia molto da quella registrata in ambiente acido in quanto la temozolomide non presenta in un pH compreso tra 1 e 13 gruppi facilmente protonabili o deprotonabili concluso lo studio chimico-fisico della temozolomide si procede alla preparazione dei complessi di inclusione con beta ciclodestrina e idrossipropil beta ciclodestrina registrando un aumento di solubilità del farmaco del 15% versus 45% quindi è l'idrossipropil beta ciclodestrina ad essere selezionata per la formazione del complesso di inclusione Mediante metodica freeze drying come riportato qui in figura. A questo punto, a partire dai composti tal quali temozolomide, beta ciclodestrina, complesso di di inclusione appena formato e miscela fisica che si ottiene aggiungendo una certa quantità di temozolomide beta ciclodestrina, nelle prime due curve possiamo notare i picchi caratteristici della temozolomide come lo stretching nh 3382 e quello C doppio legame O a 1745 cm alla-1, meno uno, confermando la sua esistenza nelle due preparazioni. Lo stesso discorso riconducibile al picco caratteristico beta ciclodestrina ciò che è interessante notare è che il pattern della miscela fisica può essere considerato un overlap tra quello della temozolomide e l'idrossipropil beta ciclodestrina. Questo conferma la loro interindipendenza quando presenti nella preparazione. Al contrario, quello del complesso di inclusione appare diverso perché l'idrossipropil beta ciclodestrina assume una forma diversa quando complessata con la temozolomide. Ora, al fine di dimostrare la geometria del complesso di inclusione, si è deciso di dimostrare, di confrontare, gli spettri um, NMR dei protoni 1,6 dell'idrossipropilbeta ciclodestrina quando libera e quando complessata, e infatti i protoni 1,6 della ciclodestrina shiftano a ppm più alti quando, com quando complessata, confermando la formazione del complesso di inclusione. Però, mentre il protone 5 shifta a ppm più alti del protone 3, questo va a suggerire la probabile entrata della temozolomide dalla rima più stretta vicino al protone 5 piuttosto che dalla rima più grande vicino al protone 3. Invece il uh, rapporto sechiometrico del complesso di inclusione si determina attraverso metodo job plot via UV e quindi a partire da rapporti variabili ciclodestrina-temozolomide compresi tra 0 e 1 si ottiene il grafico che come riporta il punto a 0,1 testimonia il rapporto stechiometrico 1 a 1. In conclusione le ciclodestrine anfifili che sono state Sintetizzate e si stanno caratterizzando in quanto capaci di incapsulare il farmaco nelle loro cavità ma probabilmente anche assorbito sulle lunghe catene alchiliche formanti micelle. Sono state valutate le caratteristiche chimico-fisiche del farmaco come solubilità e stabilità. È stata selezionata l'idrossipropilbeta ciclodestrina per la preparazione del complesso di inclusione caratterizzato attraverso FTIR, la sua geometria attraverso NMR, stechiometria attraverso geoplot e questi risultati verranno poi Infine, confrontati con i complessi di inclusione tra temozolomide, ciclodestrine e lollipop-like sintetizzate, con l'augurio di avere esito positivo nella cura del glioblastoma multiforme. Grazie per l'attenzione. Grazie. La commissione si ritira per discutere i risultati che sono stati esposti dai candidati e eh, ci riaggiorniamo per la proclamazione. Allora, procediamo con la proclamazione. Eh, ci sarà la consegna della pergamena di laurea singolarmente. Chiedo eh, i presenti di eh, limitare gli applausi durante la proclamazione e magari alla fine, quando tutti i laureandi saranno stati proclamati, di eh, procedere con un applauso complessivo. Eh, inoltre, invito eh, tutti eh, i laureandi a recarsi successivamente per eh, compilare dei documenti di rito dal eh, signor Cellammare, che oh, no. va bene. Quindi di non, no, no. Eh, di non sparire perché ci sono dei documenti che dovreste eh, firmare eh, riguardante appunto il ritiro della pergamena di laurea. D'accordo? Bene, allora eh, cerchiara Alessandro Giovanni. Prego. La Commissione ha approvato il suo esame di laurea magistrale in farmacia con la seguente votazione. Cerchiara Alessandro Giovanni, 110 su 110 Lode. Pertanto, in base ai poteri che mi sono stati conferiti, la dichiaro dottore in farmacia. Grazie. Auguri. Eh, sì. Delia Alessia. La Commissione ha approvato il suo esame di laurea magistrale in farmacia con la seguente votazione. Delia Alessia 92 su 110. Pertanto, in base ai poteri che mi sono stati conferiti, la dichiaro dottoressa in farmacia. Raffaschieri Tania. La Commissione ha approvato il suo esame di laurea magistrale in farmacia con la seguente votazione. Raffaschieri Tania, 105 su 110. Pertanto, in base ai poteri che mi sono stati conferiti, la dichiaro dottoressa in farmacia. Auguri. Sisto Erika. La Commissione ha approvato il suo esame di laurea magistrale in farmacia con la seguente votazione. Sisto Erika, 110 su 110 e lode. Pertanto, in base ai poteri che mi sono stati conferiti, la dichiaro dottoressa in farmacia. La pergamena. Auguri. Vitone Daniele. La Commissione ha approvato il suo esame di laurea magistrale in farmacia con la seguente votazione. Vitone Daniele 104 su 110. Pertanto, in base ai poteri che mi sono stati conferiti, la dichiaro dottore in farmacia. Grazie. Auguri. Zingaro Federica. La commissione ha approvato il suo esame di laurea magistrale in farmacia con la seguente votazione. Zingaro Federica 110 su 110 l'ore. Pertanto, in base ai poteri che mi sono stati conferiti, la dichiaro dottoressa in farmacia. Inoltre, la Commissione, nella seduta del 23 luglio 2020, ha conferito la lode alla dottoressa Zingaro Federica e la Commissione si congratula con la dottoressa Zingaro Federica per essersi distinta per la media dei voti conseguiti negli esami sostenuti, pari a 28.66 su 30 per l'impegno del valore dimostrato durante lo svolgimento della tesi, per essersi distinta per la regolarità degli studi conclusi entro i cinque anni previsti dal corso di studi in farmacia. La Commissione rivolge plauso e pubblica menzione alla dottoressa Zingaro Federica, proponendola come studentessa modello del corso di studi in farmacia del Dipartimento di Farmacia Scienze del Farmaco dell'Università di Bari può richiedere copia di questa menzione poi successivamente alla segreteria didattica. Auguri. Un applauso per i neodottori. Auguri, grazie a tutti.